Amici 22, Isobel scherza con Maestra Celentano, posso chiamarti nonna? Sono tanti gli spunti di discussione che ha offerto dai team di Amici di martedì 21 febbraio. Lorella Cuccarini ha interrogato i suoi allievi e, a sorpresa, ha ignorato NDG non facendolo esibire. Il momento clou del pomeridiano, però, è stato lo scherzo che Isobel e Gianmarco hanno fatto alla Maestra Celentano. La ballerina ha fatto finta di essere in crisi e di aver bisogno della vicinanza di una persona che le ricordasse la nonna. La parte finale della puntata è stata dedicata ai dubbi di Todaro sul percorso di Megan. Anche nella scuola di Amici hanno festeggiato il carnevale, come ha mostrato il pomeridiano di oggi. 21 febbraio, due allievi hanno scelto di fare uno scherzo alla loro insegnante. La produzione ha convocato la Maestra Celentano con urgenza perché la sua allieva Isobel sarebbe rimasta chiusa in sala relax in preda allo sconforto totale. Alessandra si è precipitata agli studi e Elisa ha cercato di rassicurare la ragazza tramite la porta, lei si rifiutava di aprire. «Ho bisogno di mia nonna adesso, tu me la ricordi tanto. Posso chiamarti nonna?» ha chiesto la titolare del cast su suggerimento di Gianmarco che era accanto a lei ed era suo complice. La professoressa di danza classica ha acconsentito a tutte le richieste della giovane. Dopodiché ha chiesto agli autori di chiamare qualcuno che potesse aprire la porta e liberare Isobel. Lo scherzo si è concluso con l'arrivo di un componente dei vigili del fuoco, che ha aperto la porta e ha fatto incontrare la maestra e la sua allieva. Quando è entrata in sala relax, la prof Celentano ha scoperto che era tutta una finzione che i suoi ragazzi avevano messo su un siparietto per carnevale. La situazione si è chiusa con grandi sorrisi e con il sospiro di sollievo che Alessandra ha tirato quando ha capito che Isobel non stava veramente male. Sempre nel Dai Team di Amici che è stato trasmesso in TV oggi pomeriggio, Todaro ha messo in discussione la crescita di Megan all'interno della scuola. Il docente di balli latinoamericani, infatti, ha detto che la ragazza sarebbe peggiorata da quando ha cambiato squadra e che il sodalizio con Emanuele non starebbe dando i frutti sperati. La prima parte del pomeridiano, invece, è stata dedicata alle interrogazioni che Lorella ha fatto ai suoi ragazzi. Dopo Rudy Zerbi che ha esaminato i suoi alunni, anche la prof Cuccarini ha avuto l'opportunità di verificare se chi fa parte della sua squadra merita di partecipare al serale oppure no. La docente di canto ha chiesto a Cricco e a Niveo di eseguire delle cover, dopodiché ha congedato tutti e ha messo fine all'incontro in studio. NDG non si aspettava di non essere considerato dalla sua tutor, tant'è che quando è rientrato in casetta si è chiesto ripetutamente perché lui è l'unico a non aver cantato. I compagni hanno cercato di rassicurare il rapper dicendogli che probabilmente Lorella non aveva bisogno di ascoltarlo perché ha già le idee chiare su di lui. Ma questa rimane una teoria che al momento non ha trovato conferme ufficiali. Giovedì 23 febbraio, inoltre, sarà registrata la 22esima puntata di questa edizione del Talent Show. La penultima prima dell'inizio della fase serale. Visto che ad oggi sono state assegnate soltanto 5 maglie oro, a Remona. Isobel, Angelina, Gianmarco e Maddalena, i fan si aspettano che nei prossimi due speciali vengano consegnati gli ultimi pass per il prime time. Il numero di allievi che potranno esibirsi in prima serata, però, non è ancora stato reso noto e potrebbe dipendere da quanti si diranno gli insegnanti.